Io con questa prima lezione cerco di andare a spiegarvi come fare ad imparare analisi tecnica, perché è, diciamo, l'obiettivo prioritario, cioè voglio cogliere il quadro complessivo senza perdermi all'interno dei singoli dettagli. Capire l'analisi tecnica significa risparmiare un mare di tempo, nel senso che distinguere quello che è un libro buono da un libro cattivo di analisi tecnica è molto semplice. Un libro buono di analisi tecnica contiene delle statistiche. Un libro cattivo di analisi tecnica non contiene delle statistiche, cioè vende fumo. Nelle lezioni successive cercherò di introdurre alcuni concetti base per capire cosa è analisi tecnica, cosa è analisi tecnica buona e cosa è analisi tecnica cattiva. Oggi mi sono voluto fermare, voglio indugiare su quella che è la filosofia dell'analisi tecnica, perché se voi non capite la filosofia dell'analisi tecnica, se non inquadrate l'analisi tecnica all'interno di una prospettiva storica, correte il rischio di perdere un mare di tempo inseguendo ora questo guru, ora quell'altro, leggendo ora questo libro, ora quell'altro e ovviamente collezionando solo degli insuccessi. C'è confusione relativamente all'analisi tecnica perché non si capisce quando e come nasce l'analisi tecnica. L'analisi tecnica è figlia dell'empirismo, è figlia di quell'empirismo che è un approccio filosofico. Basta citare John Locke, George Berkeley, David Hume, che tutti noi conosciamo dalle nostre reminiscenze scolastiche, per raccontare quanto l'empirismo ha cambiato il modo di vedere del mondo. L'empirismo sostiene che alla base di ogni conoscenza c'è il metodo scientifico, quindi l'osservazione del mondo, piuttosto che l'intuito e la fede. Quindi la conoscenza deriva dall'esperienza. Quindi è possibile che partendo dall'osservazione dei prezzi di borsa si possano andare ad identificare dei pattern ripetitivi che hanno un contenuto previsivo. Ripeto, dallo studio della storia dei prezzi è possibile identificare dei comportamenti ripetitivi che hanno un contenuto previsivo.